Ben ritrovati amici di Weekend Dance, mostra d'Oltremare Napoli, 17esima edizione Vebo Fier. Salone internazionale di bomboniera, regalo e casa. Guardate il servizio. Arrivati alla 17esima edizione, il fiore all'occhiello di questa bellissima fiera. Sì, siamo arrivati alla 17esima edizione, l'anno prossimo diventiamo maggiorenni e ci auguriamo ancora di fare tanti altri compleanni. Insomma, Giuseppe, è un punto di riferimento per chi ama le belle cose. Questa è una fiera importante qui alla Mostra d'Oltremare. È importante, la cosa straordinaria è che più passano gli anni e più ci adeguiamo a quello che è il trend cittadino, no? Si sentono accenti stranieri addirittura. Questa è una fiera che è nata mettendo in evidenza le eccellenze di questo territorio, ha creato un interesse tale diventando l'evento principale, io credo, in Europa di questo settore, quindi un motivo d'orgoglio anche per noi, e con la collaborazione del presidente, di Marco, credo che ci siano tutti i presupposti perché questa diventi una fiera sempre più importante. Dottoressa Chiodo, è sempre bello quando le cose nella nostra città vengono fatte bene, 17esima edizione, un bel punto di riferimento per tutti, tanti espositori da tutta Italia. Tanti espositori e già tanti visitatori, già a queste prime ore dall'apertura della fiera. Questo è un elemento di successo che comunque si continuerà a confermare nei prossimi giorni, perché anche nelle altre edizioni noi ci attestiamo su un 20-25 mila visitatori, per cui è interessante anche capire che gli operatori vengono già dalle prime ore di questa fiera. Una fiera che da quest'anno inizia a passare il testimone a una nuova generazione, e questo ci rallegra ancora di più perché c'è una voglia di crescita e di continuità che viene anche a rappresentarsi con questo passaggio generazionale. Ancora in bocca al lupo per questa 17esima edizione di Vebo. Grazie, oggi si dice viva il lupo, quindi ne incrociamo le dita sempre all'inaugurazione. Noi ci lavoriamo per mesi interi per far sì che vada tutto bene. Penso, spero, il buongiorno si vede dal mattino, quindi già da stamattina tanti operatori in visita al Vebo. L'anno prossimo, come diceva Marco, il futuro presidente della Fiera Vebo, passiamo lo scettro a Marco. Bello che ci sia questo passaggio di testimone, perché non sempre succede, significa che c'è grande maturità da chi dà questo scettro, ma anche una grande responsabilità e voglia di prendersela da chi lo riceve, perché non è facile lavorare su un evento che ha già confermato un successo e un successo che cresce comunque, quindi in bocca al lupo e anche qui viva il lupo. Viva il lupo, prontissimo Marco allora, un bel impegno, una bella responsabilità, però sei in gamba, quindi riuscirai a percorrere questa strada ancora più in alto. Sì, assolutamente, c'è la giusta ambizione e la giusta voglia per continuare a diventare sempre più grandi. Stand particolare, bello, che si chiama Mope, che ne parliamo con Javier. Come stai? Bene, grazie. E voi? Siete mancati qualche anno, ma siete ritornati a Vebo Fiera. Sì, sì. Siamo tornati perché i clienti sempre stavano dicendo: ma quando tornate al Vebo? E quindi abbiamo visto che questa è la fiera che più ci interessa per il nostro settore, perché veramente, per esempio, in Spagna non esiste una fiera dedicata alla bomboniera, sempre il regalo in generale. Quindi una bella soddisfazione anche per la presidenza dell'organizzazione avere
persone e aziende dalla Spagna. Sì, ci hanno trattato benissimo, quindi la consiglio a tutti. Quindi mancato qualche anno, adesso sì, ti fermi per i prossimi? Si ricordano di me sempre, ah lo spagnolo, guarda, arriva. Però ci troviamo benissimo, anche perché siamo un'azienda molto diversa, quindi i clienti vedono cose che li interessano perché è una proposta diversa, è una proposta spagnola, quindi tutti quelli che cercano qualcosa di differente vengono da noi. Brandani Italian Style, parliamo con Greta Brandani. Buongiorno. Buongiorno. Dove nasce l'azienda, da quanti anni in attività? Beh, l'azienda nasce in Toscana, vicino Firenze, in un piccolo paese che si chiama Pescia, in provincia di Pistoia. Siamo attivi da più di 40 anni, ma siamo una ditta giovane, molto fieri di essere giovani. Ci teniamo a sottolineare la freschezza e la giovinezza di questa azienda. Complimenti per come avete arredato alcune delle referenze su una piattaforma di quasi 500 metri quadri, no? Sì, beh, abbiamo un allestitore che cura in particolar modo tutti i dettagli, perché ci teniamo che sia sempre tutto al massimo. Contenti di essere qui a Flebo? Felicissimi, una fiera di settore che sta veramente prendendo tanto, tanto piede, tanto spazio, e non possiamo che partecipare con gioia. Quindi viva Brandani e viva i giovani! E certo, viva Brandani e viva i giovani! Salone internazionale della bomboniera, del regalo, della casa, e parliamo con Lisi Norberto. E quindi chiaramente dell'azienda Royal Family, Royal Roma. Di Roma. Nata tanti anni fa in Inghilterra, l'azienda, poi 35 anni fa, ero giovane, l'ho spostata a Roma. Però dico, a parte la battuta, quante referenze ha la sua azienda? Sono più di 3.000, siamo specializzati in questo materiale Sheffield che abbiamo importato come gusto in Italia negli anni, primi anni 80. E quando non conosceva nessuno conosceva questo materiale, adesso è diventato un materiale noto e viene chiamato l'argento inglese. Anche un po' di informazione e cultura per chi ci guarda da casa in questo momento, è la prima volta che venite qui a Vebo? Sì, la prima volta, noi facciamo edizioni di Milano, Francoforte, all'estero, la prima volta a Napoli, molto bella. Quindi sicuramente ritorni l'anno prossimo, perché noi napoletani, soprattutto il presidente Paolillo, vi accoglie in modo esemplare e caloroso. Qualità veramente eccezionale. Parliamo con Giuseppe. E chiaramente di Gravotech. Io sono rimasto veramente basito perché ho fatto una foto, poi il procedimento ce lo spiega lui, e sono venuto proprio molto uguale, vintage, uguale. Dai, sì, la Gravotech è una multinazionale francese, da 40 anni in Italia, sono responsabile per il meridione. E ci poniamo sul mercato con delle soluzioni che diciamo fanno fronte a tutti i sistemi di personalizzazione oggi disponibili sul mercato per quanto concerne l'incisione. Quindi affrontiamo tanti settori, tra cui anche nelle bomboniere oramai c'è la moda della personalizzazione in gioielleria, e poi anche nell'industria, dove c'è una personalizzazione di tipo tecnico. Quindi tutto rintracciamo sia per scopi commerciali che, e in questo caso ovviamente commerciale, interveniamo per la personalizzazione di vetro, pelle, similpelle. Tutto quello che è personalizzazione, Gravotech. Assolutamente, certo, Gravotech, ci buon siamo. Lavoro. Grazie Dino. Il primo cittadino, benvenuto. Grazie. Allora, 17 è un numero che porta bene. Sì, beh, la città porta fortuna in genere. Questa è una fiera che sta andando molto forte, merito degli organizzatori, degli espositori, di noi che ci crediamo. Il Made in Naples va forte e si apre alle eccellenze non solo del nostro paese, ma anche, come ho appreso, anche dall'estero, dall'Europa.
È un salone internazionale dedicato alla bomboniera, al regalo, alla casa, dall'Italia e anche dall'Europa. All'artigianato, alla competenza, alla professionalità, alla passione, anche tanti giovani ho visto, e questo è un altro segnale importante. Paolillo, il sindaco per noi è un portafortuna sempre, in ogni edizione, no? Ma assolutamente, Luigi, non mancherà mai. Io spero che Vebbo continui negli anni, quindi, e continui. So che c'è una data purtroppo che deve rispettare, però anche quando sarà quel giorno, anche dopo, non mancherà. L'anno prossimo Vebbo diventa maggiorenne di 18 anni, quindi spazio anche ai giovani. Sono molto contento di questo, perché i giovani devono credere nella città. Qui è difficile, però è molto bello quando si ottengono risultati in questa città straordinaria che ha una grande energia. Marco, prontissimo? Prontissimo, anche l'anno prossimo aspettiamo il sindaco qui, che è sempre un piacere. Ci siamo fermati da Fabio. E l'azienda? Si chiama Negò ed è un'azienda dal Lago di Garda. Oh, Brescia. Brescia, perfetto, come si sente dall'accento sicuramente. Da quanti anni siete ospiti qui da Vebbo? Questo è il sesto anno. Ecco. Questo è il sesto anno, noi nasciamo negli anni 80 come produttori di ceramiche e negli anni abbiamo integrato il nostro portafoglio oggetti, quindi campionario, con la lavorazione di numerosi materiali che lavoriamo con numerosi stili come il ferro, la plastica, il legno, e la novità grande di quest'anno sono i quadri. Come vi trovate? Ci troviamo molto bene, è una vetrina importante per il nostro business che ci garantisce un pacchetto clienti sempre in crescita. L'Emir e da Mario, benvenuto su Weekend Dance. Grazie, benvenuti a tutti. Allora, è una grande fiera che cresce sempre anno dopo anno, questo salone internazionale dove ci sono anche stand italiani ma anche stranieri. Sì, noi siamo sempre in prima linea qui, siamo felicissimi di portare sempre delle novità esclusive del settore. Quest'anno abbiamo continuiamo questa nostra app dove gli sposi si possono rivedere in un oggetto, possono comunicare con gli invitati, è un'applicazione molto molto importante, ci sta facendo crescere molto, ci sta avvicinando al mondo giovane che richiede quel tocco in più di tecnologia sul prodotto. Siamo riusciti a rendere le bomboniere tecnologiche. Allora, viva gli sposi e viva l'Emir! Viva l'Emir! Con la signora Grazia Belloni, Camomilla Milano. Benvenuta a Vebbo. Grazie, benvenuti, sono contenta di essere qui per la prima volta e quindi welcome. È bello far parte di una fiera importante internazionale come Vebbo, dove dall'oggettistica al regalo alla casa. Sì, sicuramente noi è la prima volta che veniamo e devo dire che abbiamo sempre fatto fiere come OMI, come Maison Ojet. Devo dire che Vebbo sta crescendo molto e si sta allargando oltre il mondo delle bomboniere anche l'articolo del regalo. Infatti abbiamo tantissimi clienti ed è a questa ragione per cui siamo qui. Molti ci chiedono come mai siete qui voi che fate accessori, perché abbiamo molti clienti di bomboniere che hanno allargato la merceologia. Per quello Camomilla è qui a Napoli da Vebbo, ma sarà presente anche l'anno prossimo. Assolutamente sì. Ci siamo fermati in uno stand veramente particolare, una bella azienda. Sì, è lo stand di Confetti Papa, di cui sono direttore commerciale, e abbiamo parecchia affluenza perché quest'anno siamo riusciti a fare un progetto nuovo e una novità assoluta che non c'è mai stata nel ramo confettiero. Abbiamo ideato i confetti al vino, praticamente siamo riusciti a creare un'anima di vino
e vino rosso e vino bianco. Abbiamo tre vini rossi che sono il Primitivo di Manduria, il Nero d'Avola e il Tintilia del Molise, l'azienda infatti è molisana, e due vini bianchi che sono il Sauvignon e il Malvasia. Oltre alla degustazione del confetto, come ha, lo ha giustamente illustrato Luigi, c'è l'esperienza per un confronto fra quello che abbiamo messo dentro il confetto, perché dentro il confetto c'è del vero vino, e la degustazione con la spiegazione del sommelier. E qui l'idea è di creare un ampliamento del concetto di confettata, quindi l'idea di offrire questo dolcetto caratteristico delle cerimonie in un contesto globale, quindi un'esperienza degustativa, visiva e olfattiva. Ci sono anche nuove aziende che si affacciano per la prima volta a questa grande fiera. Sì, nuove aziende, se non ricordo male la provenienza è Aversa, speriamo che sia andata bene anche per questa new entry. Sì, sì, in effetti l'azienda si mostra comunque con tutte le sue caratteristiche, abbiamo confezioni personalizzabili dalla A alla Z, comprese partecipazioni, speriamo che questo sia un buon trampolino di lancio per ingrandirci sempre di più. Grazie anche per l'ospitalità che ci è stata data. Quindi appuntamento all'anno prossimo, alla 18ª. Sì, aspettiamo anche ad Aversa la nostra clientela. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Grown it down and read it out, hoping it would take me. Too many times, oh. He makes me feel like nobody else, nobody else. Ci ritroviamo anche quest'anno con Fabrizio Chiuno, ufficio stampa Vevo, 17ª edizione, ogni anno sempre più bella, sempre ben organizzata, punto di riferimento qui alla Mostra Oltremare in tutta Italia, di una delle fiere più belle che ci sono. Ah, sicuramente, intanto Vevo sono anni che è diventata anche internazionale, il che rappresenta non solo un punto di riferimento per il Made in Italy, ma proprio l'esportazione e la presenza di molti buyer esteri sottolineano questa valenza di questo appuntamento. E poi in particolare, come dicevi giustamente, una fiera rappresenta tutta la produzione italiana e quest'anno neanche a farla posto nei 250 espositori esiste un perfetto equilibrio tra rappresentanti delle tre macro aree centro, nord e sud. E poi c'è un importante cambio generazionale dal presidente Luciano, perché l'anno prossimo, come mi dicevi a microfoni spenti, diventa maggiorenne Vevo, quindi scelto ai più giovani. È un passaggio generazionale dovuto intanto perché come dicevi 18 anni bisogna celebrare in una maniera, quindi così sottolineiamo. Poi bisogna dire che Marco oramai sono già 10 anni che è dietro la figura del papà e in maniera molto operativa, un ragazzo in gamba che ha dimostrato sul campo di conoscere e saper gestire bene i rapporti, non solo quelli commerciali ma anche quelli di pubbliche relazioni, e quindi è arrivato il momento in cui farà lui un passo in avanti e il buon papà Luciano rimarrà dietro le quinte, ma sarà sempre un'aureola su questa manifestazione. So many tears I've cried, so much pain inside, but baby it ain't over till it's over. So many years we've tried to keep love alive, but baby it ain't over till it's over. How many times did we give? Ci sono stati gli Awards come ogni anno, tradizione all'interno della manifestazione. Sì, che ormai sono la 3ª edizione che abbiamo istituito questi Award per premiare alle aziende valutate dalle varie testate giornalistiche. Quest'anno l'Award 2018 è stato vinto nel settore bomboniera da un'azienda ormai storica anche della nostra manifestazione, che è Cherry & Peach. Complimenti per il primo posto, no? Grazie mille, veramente una grande soddisfazione, soprattutto dopo tanti anni di sacrificio, far valere il Made in Italy e la produzione italiana. Finalmente si sta ritornando a un Made in Italy, un prodotto di qualità, e speriamo di andare avanti così, che sempre più persone capiscono che il futuro è il Made in Italy. Quindi appuntamento alla 18ª edizione l'anno prossimo a Napoli con Vevo. Sicuramente, siamo qui.
Complimenti per questo bel premio. Grazie mille. Innanzitutto non sono il titolare, sono il responsabile commerciale. Il titolare è il dottor Falocci, che è a casa in questi giorni, lo salutiamo. Il premio è veramente un grande onore. Grazie mille a Vebo, al dottor Paolillo per questo riconoscimento. Noi siamo nuovi in questa manifestazione bellissima. Devo dire che abbiamo portato il nostro vetro, la nostra manualità in una realtà che non conoscevamo e che speriamo ci possa dare, anzi sono certo ci darà soddisfazioni anche in futuro sicuramente. Quindi se il 17 è portato bene, anche il 18 porterà altrettanto bene, no? Spero, anzi sono certo che porterà bene anche il 18 sicuramente. Altro primo posto, altro premio, quindi un primo posto molto ambito. A me fa piacere perché è un'azienda che io apprezzo moltissimo e mi fa piacere che regolarmente, questo è il secondo anno se ricordo bene, della partecipazione di Ceramica Viva. Il nostro Made in Italy lo vantiamo in tutto il mondo, quindi per noi Vebo Napoli è diventata una piazza molto importante perché i clienti apprezzano e il premio per noi è una conferma molto importante. Dove nasce l'azienda? L'azienda è in Umbria, nel cuore verde d'Italia, quindi la regione Campana regione è bellissima, ma anche la nostra non ha nulla da invidiare alla regione Campana. E quindi ecco, insomma, ci ispiriamo alla natura perché abbiamo una musa non indifferente, l'Umbria. E quindi ecco, insomma, è tutta produzione nostra, viene dal nostro cuore che oltre a essere appunto verde è anche un cuore che pulsa continuamente. If it's Vebo Fiera, 17ª edizione, mostra d'oltremare Napoli, tanti stand, tanti oggetti bellissimi, non solo, tanti visitatori, anche la curiosità. Buongiorno. Buongiorno. Il suo nome? Maria Luisa. Ecco, era molto impegnata nel... Molto carini, molto, molto, sì. Che cosa di speciale questa fiera, Vebo Fiera? Vebo Fiera, io ogni anno seguo Vebo Fiera e quest'anno la trovo ancora più strepitosa, più ricca. E soprattutto vedo che la classica bomboniera, quella che una volta era una cosa quasi insignificante, oggi è un vero cadeau. Complimenti agli organizzatori. Che cosa di particolare in questa fiera hai notato? Ma prima di tutto mi corre l'obbligo dire che finalmente c'è una fiera nella mostra d'oltremare che dà lustro a Napoli. Perché a parte, voglio dire, il settore, a me piace comunque venire a visitare le varie fiere che ci sono qui alla mostra d'oltremare e devo dire che molte di queste non hanno assolutamente l'apprezzamento da parte delle persone. Questa invece devo dire che è molto ben organizzata, è una cosa che ho notato, che i padiglioni sono fatti in un modo tale da non far perdere nulla al visitatore, perché sono fatti con un'ampia visione, no? Visione. E poi, ferito, ritorno su quello che diceva mia moglie, effettivamente oggi parlare di bomboniere è molto limitativo perché parliamo di qualcosa di molto più interessante, insomma. Allora, ancora divertitevi nel guardare questi oggetti che sono fantastici e poi l'anno prossimo, 18ª edizione, ci vediamo qui in mostra. Speriamo, grazie. All'anno prossimo. Arrivederci, all'anno prossimo.